Ciao a tutti da Piero e bentornati sul mio canale. Siamo alla terza ed ultima parte della serie di video relativi al guasto del mio CX. Dopo aver verificato che fosse l'ESC e dopo averlo sostituito, adesso procediamo con la calibrazione di tutti e quattro gli ESC. Prima cosa da fare è rimuovere l'ultimo cavo a destra, sarebbe l'alimentazione che dalla Power Distribution Board arriva alla ricevente del radiocomando. Una volta fatta questa procedura, colleghiamo il cavo USB dalla pancia del CX al computer. Ovviamente non è necessaria l'apertura di Mission Planner. Qui il CX inizierà ad illuminare tutti quanti i suoi LED e prima di procedere con il reset dell'APM dobbiamo prendere il radiocomando, accenderlo e spostare la leva dell'acceleratore, in questo caso quella di sinistra, tutta in alto. Una volta fatto questo, procuratevi un piccolo cacciavitino per resettare l'APM. Una volta, aspettiamo qualche secondo, diciamo 10 secondi, dopodiché procedete una seconda volta, come vi sto facendo vedere io in questo momento. Resettata l'APM ed entrata in modalità calibrazione ESC, come vedete dal LED lampeggiante a sinistra, colleghiamo la batteria del Cherson CX20. Questo inizierà ad emettere dei beep non troppo forti. A questo punto abbassiamo tutto quanto l'acceleratore e possiamo dire che la calibrazione è finita. Per verificare se è tutto ok, aumentiamo l'acceleratore per verificare che tutti i motori girino alla stessa velocità, partono tutti quanti nello stesso momento e soprattutto che il motore a cui avete sostituito l'ESC funziona. Se il motore gira al contrario, perché la versione dell'ESC è diversa da quella che avete attualmente montata, dovete invertire i due cavi che dal motore arrivano all'ESC, cioè quello rosso e quello giallo. Spero di esservi stato utile, ci vediamo al prossimo video e lasciate un like. Ciao a tutti da Piero.